Castellone è un paese a misura d'uomo, è inutile negarlo, è un paese vivibile, è un paese in cui non c'è traffico. Ed è proprio per questo che ho deciso di ricandidarmi al Consiglio Comunale a queste elezioni del 25 maggio 2014, perché Villastellone lo sento mio. 31 anni di Villastellone, ho fatto tutti i tipi di scuole, dall'asilo, le elementari, le medie. In un futuro, quindi con questa futura candidatura, io riesco a essere ancora di più sul territorio, quello che poi un amministratore dovrebbe fare, quindi essere a contatto diretto con i cittadini tutto il giorno, tutti i giorni. Io l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripeterlo, è vero che io sto lavorando, è vero che io sono in ufficio, ma la porta del mio ufficio è sempre aperta per qualsiasi problema, qualsiasi dubbio che un cittadino possa avere, perché credo che questo sia il dovere, il compito di un amministratore. Un contributo che è frutto della passione e dell'amore che io ho per questa città, per questo paesino. È una voglia di dargli ancora di più lustro, ancora farlo diventare ancora più vivibile, farlo diventare un paese in cui non ci sia niente che non va. Io ho 31 anni che frequento Villastellone, mi sento villastellonese d'occhio, quindi spero di continuare sotto la guida di Davide Nicco, di cercare di portare avanti quelli che sono gli impegni che vogliamo prendere per i prossimi 5 anni. Spero vivamente, e questo lo dico col cuore, che voi il 25 di maggio mettiate la croce sul simbolo Insieme per Villastellone per continuare insieme questo viaggio, per continuare insieme questa avventura che ha portato a essere Villastellone così com'è. Sarete voi a decidere. Quello che l'abbiamo fatto per senso civico, per senso del dovere e anche perché comunque sia a noi piace lavorare per il paese. Quindi il 25 maggio barrate il simbolo di Insieme per Villastellone. Io sono Piercarlo Buggin, potete mettere la preferenza se lo ritenete opportuno. Io vi ringrazio e vi saluto.